farmaci e generi alimentari di prima necessità. Li sta raccogliendo a Crotone in questi giorni il Partito Democratico attraverso una serie di iniziative. Questo è il gazebo allestito nel centro storico. Il tutto verrà poi consegnato alla Caritas diocesana. Sì, siamo qui perché volevamo dare un contributo concreto e al nostro territorio con questa iniziativa, questa raccolta di generi alimentari e farmaci, e il tutto devoluto alla Caritas. In occasione del Natale, che come sappiamo tutti, purtroppo per le persone che sono un po' più in difficoltà, hanno bisogno anche di un piccolo gesto, anche un semplice pacco di pasta, però rendiamo il loro Natale un po' più sereno e un po' più tranquillo. E la nostra raccolta sarà devoluta, come dicevo, alla Caritas di Don Stefano Cava e Ortensia Lucente. Senta, anche un semplice farmaco può diventare veramente vitale per una famiglia che ha serie difficoltà economiche. Certo, anche la Caritas ha aperto anche un nuovo poliambulatorio e per questo anche donare un farmaco, anche una tachipirina, può essere utile. Alla fine, insomma, i crotonesi si sono dimostrati generosi come sempre. Crotone e crotonesi hanno lanciato un bel messaggio, loro ci sono sempre, a prescindere dal reddito più basso, il medio reddito più basso a Crotone. La generosità c'è sempre e questo deve essere un messaggio di grande speranza per tutta la cittadinanza. Per quanto abbiamo poco, siamo capaci di donare. Grazie veramente a tutta la cittadinanza che ha partecipato.